Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Quello del tema delle scuole paritarie è un tema che si dibatte ormai da lungo tempo. Chiediamo quindi, sottoscrivendo questo emendamento, che il governo ponga davvero attenzione per poter finalmente trovare una soluzione. Passare dal sistema del contributo che ogni anno viene erogato a quello del finanziamento statale, al pari di quanto avviene per le scuole pubbliche. Le scuole paritarie sono scuola pubblica al pari delle scuole statali. Grazie. Certo, si può parlare di grande risultato nel momento in cui si decide di destinare 800 milioni di euro per l'edilizia scolastica, ma ricordiamoci che non abbiamo un'edilizia scolastica d'avanguardia, quindi non andiamo a innovare. Andiamo a destinare 800 milioni di euro magari per rifare i sottosoffitti, piuttosto che per mettere a norma alcuni bagni di molti istituti che non sono di fatto quasi nemmeno agibili. E vorrei sottolineare questo aspetto, perché con 800 milioni, lavorando anche nel campo dell'edilizia, io non vedo e non vedrò, credo, tutti i bagni degli istituti rifatti, piuttosto che nuove aule riammodernate, piuttosto che interventi anche strutturali per il risparmio energetico e così via. Certo, si potrebbe obiettare che per fare questo ci sono anche i fondi autonomi degli enti locali, comuni piuttosto che le province o le regioni, ma ci dimentichiamo, o meglio vi dimenticate, che questi enti sono strangolati dal patto di stabilità. Sappiamo benissimo che i bambini italiani sono hanno il tasso di obesità più alto d'Europa e quindi sono i più sedentari e molto spesso stanno davanti alla televisione piuttosto che fare attività sportiva. Sappiamo benissimo che lo sport rappresenta quindi un fenomeno sociale e una delle attività che ha sempre contribuito a promuovere uno stile di vita positivo e propositivo e un'attitudine alla cura del corpo. L'attività sportiva all'interno dell'ambito scolastico molto spesso viene relegata a qualcosa di non si sa che cosa nelle attività appunto all'interno della scuola. La speranza è che vengano ripristinate anche quelle attività strutturali, quindi anche competitive all'interno del mondo scolastico, magari insieme con le società sportive, in modo da permettere anche a quegli studenti che eccellono, come succede magari anche in America, eccellono nelle attività sportive, e gli si permetta anche a questi studenti di poter dimostrare il loro valore. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.